Pagina sportiva del TG, noi lo diciamo più breve del solito a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Lucca, dunque davvero una giornata di emergenze anche su altri fronti. Partiamo dal calcio, dalla Lucchese, ci concentriamo sulla sfida in programma domenica, i rossoneri vanno ad Ascoli. 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. È questo il bilancio delle partite in trasferta giocate finora dalla Lucchese. Un bottino tutt'altro che negativo che domenica i rossoneri vogliono ulteriormente migliorare. Missione impossibile nel calcio, mai dirlo, ma ad Ascoli la truppa di Galderisi affronterà non solo la capolista, ma la squadra che finora ha collezionato 8 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte tra le mura amiche. Per questo motivo la Lucchese sta preparando nel minimo dettaglio la sfida, calcio d'inizio alle ore 18. Rinvigoriti dalla convincente vittoria contro l'Aquila, Nolè e compagni affronteranno subito un nuovo banco di prova. Le buone notizie intanto arrivano dall'infermeria perché Losicco è tornato in gruppo. Rajcevic tornerà disponibile dopo la squalifica, mentre il giudice sportivo ha fermato Pizza. Mister Galderisi, tutto sommato, ha l'imbarazzo della scelta, anche se il tecnico potrebbe confermare lo stesso 11 che ha battuto l'Aquila e dunque con forte punta centrale. Sul fronte societario continuano le voci di un possibile approdo di Lucca United. Nicola Giannecchini è ufficialmente uscito dal capitale. Adesso Andrea Vacci al 90%, mentre il restante 10% è in mano a 6 diversi soci. Una notizia di calcio dilettanti, il recupero di terza categoria, il Pian di Conca ha battuto la Pieve San Paolo 5-2. Il basket, fine settimana con 2 sconfitte per il settore giovanile della Libertas Lucca, l'Under 17 Elite di coach Ricci perde in casa contro l'Etrusca San Miniato nella prima partita della fase finale della Coppa Toscana. Perde la Matteotti anche l'Under 17 regionale che si arrende alla Cestistica Pescia B. E parliamo anche del centro minibasket Lucca, inizia con una vittoria in trasferta a Livorno, il cammino dell'Under 17 Eccellenza che dopo aver conquistato la seconda fase regionale e sfiorato il passaggio a quella interregionale, ora è stata inserita in un girone a 6 con le migliori dell'elite con la possibilità di agguantare le finali nazionali. È tutto per la pagina sportiva, ci fermiamo per una breve pausa e poi insieme per la terza parte del TG Noi.